Dobbiamo cambiare il nostro turismo, il turismo italiano. Beh, intanto dobbiamo dire che affrontiamo uno step epocale. La legge di riordino del governo del turismo in Campania si aspettava oramai da decenni e finalmente qualcosa è arrivato. Certo, non è completa, non è come dire, sicuramente esaustiva di tutte le necessità del territorio. C'è tutto un pezzo che deve essere governato da un regolamento d'attuazione. Come cambiare il turismo? Se avessi la ricetta sicuramente sarei probabilmente beatificato. No, io credo che cambiare il turismo significa non tanto cambiarlo ma renderlo più agevole, quindi viabilità, infrastrutture, qualità del mare, qualità del prodotto turistico. Io credo che gli operatori in questo siano molto più bravi di me e ovviamente credo che in un momento come questo, dove le cifre del turismo nazionale, quindi il mercato interno, sono in netto calo e quindi bisogna ampliare il ragionamento sicuramente oltre i confini del nostro paese, dobbiamo attrezzarci sempre più per internazionalizzare il nostro turismo, per valorizzare sempre più il patrimonio artistico, archeologico e culturale e integrarlo, come noi oramai diciamo da tempo, con la nostra enogastronomia. Se riusciamo a fare questo salto di qualità e soprattutto a mantenere quella qualità alberghiera che e di ricettività che noi abbiamo in questa provincia, credo che non c'è bisogno di cambiare nulla, c'è bisogno solamente di implementare nuovi modelli dei turismi che questo territorio può offrire. Ecco, non cambiare ma migliorare, siamo d'accordissimo. Questo si può fare su un territorio che ha grossissime potenzialità, anche soprattutto con un aeroporto che funzioni al massimo. Beh, questa è ovviamente l'annosa questione che come Camera di Commercio non più tardi di 15 giorni fa abbiamo elevato, come dire, il tono del discorso, ricapitalizzando ancora l'infrastruttura, ma lanciando un appello che credo sia sempre valido. Tutt'oggi c'è una novità rispetto a quel venerdì in cui lanciai l'appello, c'è la novità dell'articolo 118 del collegato alla finanziaria regionale che stanzia 2 milioni per la partecipazione alla società consortile e c'è, io credo che ieri si sia concretizzato, ma non ho notizie certe per cui la dico così, c'è una delibera assunta dal Consiglio regionale della Basilicata che allo stesso modo stanzia 2 milioni. Questo sicuramente non è il passo definitivo devono farle le istituzioni centrali, quindi col piano aeroportuale, con la sottoscrizione del protocollo d'intesa e probabilmente la parte che riguarda questo territorio deve vedere tutti d'accordo rispetto all'utilità, alla strategicità e anche, io credo, all'unica leva di sviluppo per il turismo. Incontrare l'assessore Sommese che presenterà la nuova legge regionale sul turismo approvata dopo tantissimi anni, la prima vera legge diciamo, che riguarda l'organizzazione turistica nella regione Campania, una legge molto dibattuta, una legge che ci è voluto solo una forte determinazione per portarla a compimento con la sua approvazione nei giorni scorsi. Io che sono il commissario dell'ente provinciale del turismo, quindi di un ente che sarà disciolto a seguito di questa legge, posso dire invece di essere pienamente soddisfatta e convinta che con questa legge ci può essere un cambio di passo proprio nella regione Campania in questo settore che è fondamentale per la nostra economia, a maggior ragione nella nostra provincia, perché non si dovrà parlare più di piccoli province, di progetti di vari comuni, di progetti individuali, ma di un discorso complessivo forte che deve rilanciare la regione Campania nel mondo. Abbiamo la regione più ricca di beni culturali, abbiamo il mare più bello forse del mondo e poi non riusciamo a fare quella differenza in termini di numeri, invece noi dobbiamo impegnarci a fare questo. L'assessore con l'approvazione della legge ha dato il via, oggi noi facciamo un altro intervento, parte un nuovo progetto nella provincia di Salerno ma anche a Napoli sui porti che vede promotori diciamo la regione Campania di un progetto di accoglienza unica, cioè la regione va in tutti i comuni dove ci sono i nostri porti più importanti per parlare la stessa lingua
dovunque accogliere i turisti, soprattutto gli stranieri, in maniera più adeguata e dare le informazioni più possibili, chiare e veloci. Il problema è che, come sempre, i fondi sono arrivati all'ultimo momento, si doveva decidere se accettarli e sfidare, diciamo, questa impresa o rinunciare, e avremmo rinunciato probabilmente anche alla seconda annualità. Invece io personalmente, con il dirigente Adinolfi, che è il responsabile del RUP di questo progetto, abbiamo detto che era una sfida da cogliere, perché dare l'opportunità a tanti giovani, giovani preparatissimi devono essere, laureati in lingue, conoscitori della nostra regione, e soprattutto ai nostri comuni, di avere, diciamo, l'apertura di sedi di accoglienza per diciamo, dare al meglio informazioni a chi viene a vivere una bella vacanza nelle nostre zone, era un momento di fondamentale importanza. Con grande sacrificio partiamo oggi, ma partiamo con soddisfazione, perché siamo sicuri che nei prossimi giorni, con un breve rodaggio, riusciremo, diciamo, a mettere in campo un'accoglienza veramente eccellente. I benefici non solo per la provincia di Salerno, i benefici devono essere per il turismo e per il turismo in Campania. La provincia di Salerno avrà la possibilità nei prossimi giorni, quando si parlerà di ambiti territoriali omogenei, quando si parlerà di poli turistici locali, di attrezzarsi e di proporre occasioni di sviluppo condiviso per aree che possano rilanciare effettivamente il turismo. Perché la differenza è proprio questa: mentre prima, e la programmazione sarà fatta a monte dalla regione Campania, ma le proposte partiranno dal territorio. Questa è la vera novità: saranno i territori a dire che cosa serve per poter fare meglio turismo nelle nostre zone. E anche anche a Salerno lo faremo. Noi, come EPT, ci stiamo proponendo su, diciamo, sollecitazione dell'assessore, ad avviare un processo anche con l'università per fare uno studio tecnico scientifico adeguato, per fare proporre alla regione Campania, alla giunta, quello che riteniamo più utile per la nostra provincia. Perché ci ha dato uno spazio della nostra costa, perché avete avuto modo chiaramente di commentare queste spiagge straordinarie, le bellezze di un mare, di un territorio che si afferma sempre più per le bellezze naturali, e oggi noi dobbiamo consentire, con l'approvazione della legge, anche disciplinando, perché noi non avevamo una legge, è la prima legge che la Regione Campania, dopo 32 anni, disciplina funzioni, ruoli e soprattutto individua nei poli turistici locali la possibilità di esaltare queste tante bellezze che soprattutto qui nel Cilento, nel Salernitano, nella costiera amalfitana, sorrentina, possediamo. E cosa cambia nel dettaglio? Cambia tutta la filosofia, innanzitutto disciplina nella unitarietà di un ruolo dell'agenzia regionale che attua il ruolo di indirizzo che la regione potenzia, ma soprattutto la gestione la mette in capo al pubblico e al privato, le autonomie locali unitamente agli operatori, ai privati che mettono le risorse e quindi concorrono alla gestione delle stesse. Ci sarà un'agenzia regionale, verranno eliminati EPT e appunto le aziende entro 180 giorni, più spazio alle Proloco, ma in che modo appunto funzionerà questo sistema e in che tempi e in che termini? Insomma, si diceva anche un semplice cittadino, delle associazioni, però non c'è il rischio invece di una maggiore confusione, insomma, mentre non si crea l'agenzia, non vengono cancellati gli EPT e le agenzie e le aziende sul territorio? Io stamattina vi fornirò dei dati certi che il legislatore ha messo in campo. Entro 60 giorni noi faremo il regolamento, entro 120 giorni massimo noi avremo i poli turistici locali, e qui questa mattina, dopo, non è ancora pubblicata la legge, ma daremo questo materiale e noi rispetteremo i termini della legge, perché si è atteso 32 anni e oggi noi dobbiamo essere veloci, sapendo che fra 2 anni la velocità del turismo globale probabilmente dovrà essere rivista, questa legge che è innovativa a livello nazionale. Il Sole 24 Ore, tutti i maggiori giornali a livello nazionale di caratura ne parlano come laboratorio, ma io sono certo che la velocità del turismo, eventualmente, mentre noi commentiamo, già fra qualche anno noi la dobbiamo modificare. Non solo
Sì, e io credo in queste ore di fornire e prorogare gli attuali commissari col compito di essere enti di guidatori e entro 90 giorni sciogliere gli APT e le aziende, sia ai fini dell'economicità ma anche della certezza, della unitarietà della programmazione che la Regione Campania mette col piano triennale, e i piani annuali di attuazione vanno in capo ai poli turistici locali, e quindi c'è chiarezza, semplicità, e credo che adesso, fornendo la legge, possiamo finalmente attuare quell'elemento strategico che abbiamo immaginato nel turismo e beni culturali, perché è inimmaginabile, con le nostre bellezze della costa ma anche delle aree interne, non avere noi diciamo risultati proprio diversi, e la nostra economia è questa, non abbiamo altre risorse, lo dobbiamo fare facendo sistema col Grand Tour, con i grandi eventi, il Cilento e il Salernitano ha avuto quest'anno un riconoscimento oltre il previsto, e credo che anche nel futuro dobbiamo rispettare questo impegno. Delle coste e delle zone che però in questo momento sono isolate, quindi bisogna fare anche presto prima che si muoia di non turismo. È il sistema che deve funzionare. Quest'anno il ritardo del Ministero del Turismo non ha consentito le vie del mare, ma non solo le vie del mare, la certezza che i fondi ci sono, e sono ormai per l'anno prossimo, abbiamo la certezza, perché il ritardo di quest'anno è stato superato, il decreto è pronto, i 2 milioni di euro che abbiamo, di cui una parte di queste saranno investite sull'infopoint, su tutte le strutture e anche sulle vie del mare, ma dobbiamo fare anche altre investimenti, perché se è strategico il turismo si parte soprattutto su ferro, consentire l'accesso ai turisti e consentire poi sicurezza, i servizi, e la legge disciplina per la prima volta, ripeto, qual è il compito dei comuni, qual è il compito della regione, qual è il compito della istituente città metropolitana, e credo che con questa legge che e ringrazio questa grande partecipazione, i cittadini avranno contezze, perché è molto chiara e definita. E quindi il turismo è anche infrastrutture, l'aeroporto, la Regione Campania mette 2 milioni, ora che cosa si aspetta e cosa succederà, quali sono le intenzioni? Quando parlo di turismo strategico e beni culturali strategico, parlo soprattutto della precondizione, che non può essere solo i diritti della mobilità dei cittadini, ma anche l'investimento sulla mobilità turistica.